Io purtroppo a causa della balbuzie, soprattutto il primo anno universitario, era veramente terribile perché non riuscivo a dare gli esami. Non sapete quante volte, preparatissimo, avevo studiato tutto quanto benissimo. Durante l'appello, quando dovevo quindi alzarmi per andare a sostenere l'esame, io non facevo l'esame, ma solo perché non riuscivo a dire eccomi. Ebbi una volta un blocco su eccomi, sul dire presente, su qualunque cosa, non mi uscì nulla e io me ne sono tornato a casa dopo 2 mesi di studio perché non riuscii a dire quella cosa. A un certo punto la cosa assurda fu che andai vicino all'assistente per provare a dire qualche cosa e non riuscii a dire salve, sono Lombardi, prima non ho risposto all'appello. Perché ovviamente a un certo punto, durante quell'appello me ne uscì un minuto fuori e poi disse: no, caspita, non posso fare così, devo rientrare, devi dire che sei Lombardi, così. Vado dall'assistente per presentarmi, non riesco a dire nulla, l'assistente mi guarda e mi dice, non mi dice nulla, guardi, non abbiamo tempo da perdere. Questa cosa è allucinante, raccontarla sembra quasi una cosa folle, no? Però in realtà è stato così. In realtà è proprio stato così che io purtroppo non riuscivo a dire nulla in certi momenti. In altri momenti ero molto, possiamo dire, chiacchierone, con i relativi blocchi, ovviamente, sempre con i blocchi che c'erano. Ma in altri momenti c'era un blocco totale. Ciao, se non mi conosci ancora, sono Ottavio Lombardi. Ho balbettato per tanti anni e da quando ho capito come fare a parlare fluentemente, ho deciso di mettere a disposizione di tutte le persone che soffrono di balbuzie le conoscenze che mi hanno permesso di dire tutto quello che voglio, come e quando voglio, senza più bloccarmi. Ed è per questo che ho creato Libera le tue parole, il primo ed unico percorso in Italia che ti consente di imparare a parlare fluentemente e a smettere di balbettare allenandoti direttamente da casa. Devi sapere che iniziare il tuo percorso è semplicissimo. Ti basta infatti uno smartphone oppure un computer per cominciare a studiare le video lezioni. Oppure, se vuoi accelerare ancora di più i tuoi progressi, puoi scegliere di farti seguire da un coach ufficiale di Libera le tue parole, sia con degli allenamenti privati oppure con degli allenamenti collettivi. In ogni caso, che tu voglia farlo da solo, tramite video lezioni pre-registrate, o insieme a noi tramite videochiamate, durante il percorso imparerai come fare a muovere la bocca e a gestire l'aria per parlare senza blocchi. E soprattutto imparerai a farlo in maniera estetica, senza l'utilizzo di strane tecniche che ti fanno parlare in maniera ridicola e inefficace, come questa che ti ho appena imitato, senza strane cantilene e senza dover spezzettare la frase in questo modo. Io lo so che puoi essere scettico perché probabilmente in questi anni ne hai già provate tante per liberare le tue parole. Ed è per questo che ti dico di non credere a nulla di quello che ti dico, ma di sperimentare, provare per credere. Devi ottenere dei risultati che ti possano dimostrare che tutto quello che ti sto dicendo è possibile. Ed è per questo che ti consiglio di contattare il nostro numero verde, oppure, se preferisci, scrivici un messaggio WhatsApp per farti spiegare come poter accedere ad un weekend di prova. Un weekend durante il quale per ben 3 giorni potrai provare l'efficacia dei nostri insegnamenti. E solo dopo averli testati sulla tua situazione specifica e solo dopo aver ottenuto risultati, e quindi verificato che tutto questo funziona anche su di te, potrai scegliere se iniziare il vero e proprio percorso. Non vediamo l'ora di conoscerti. Se cominci a studiare i nostri video, ti dico, studia, applica e libera le tue parole.